darò il Padre ed egli vi darà un altro Paraclito, perché rimanga con voi per sempre. Alleluia. Alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Quando verrà Lui, lo Spirito della verità vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà, perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Tutto quello che il Padre possiede è mio, per questo ho detto che prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Parola del Signore. Rimaniamo per qualche istante in preghiera silenziosa, ricordando quello che il Signore ci ha appena detto. Facciamo insieme la preghiera per ottenere la divina sapienza. Dio dei Padri e Signore di misericordia, che tutto hai creato, con la Tua parola, che con la Tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che Tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto, dammi la sapienza che siede accanto a te in trono, e non mi escludere dal numero dei tuoi figli, perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi, anche il più perfetto tra gli uomini, privo della tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Con te la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. Mandala dai cieli santi, dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica e io sappia ciò che ti è gradito. Essa tutto conosce e tutto comprende, mi guiderà nelle mie azioni e mi proteggerà con la sua gloria. Ringraziamo il Signore che ci vuole donare la sua sapienza. Apriamo sempre più il cuore a questa sapienza per conoscere che cosa Dio vuole da noi, per camminare sempre meglio
sulla via del progetto di Dio sulla nostra vita. Invochiamo da Dio continuamente questo dono della sapienza. E vedete, in questa sapienza che Dio ci vuole donare, ecco, vedete, in questa sapienza dobbiamo sempre più a fondo renderci conto che Dio è infinitamente al di sopra di tutto quello che possiamo comprendere o dire di Lui. Dobbiamo sempre più renderci conto della nostra piccolezza davanti a Dio. Dobbiamo renderci conto che tutto quello che siamo, tutto il bene che è in noi è un dono di Dio. E dobbiamo renderci conto in questa sapienza che, vedete, la fede di tutti i cristiani si fonda sulla Trinità. Vedete, il mistero della Santissima Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. È il mistero di Dio in sé stesso. È quindi la sorgente di tutti gli altri misteri della fede. È la luce che li illumina. È l'insegnamento fondamentale ed essenziale nella gerarchia delle verità di fede. Vedete, la liturgia che stiamo celebrando è una liturgia trinitaria. Tutta la storia della salvezza è la storia del rivelarsi del Dio vero e unico, Padre, Figlio e Spirito Santo, il quale riconcilia e unisce a sé coloro che sono separati dal peccato. La verità rivelata della Santissima Trinità è stata fin dalle origini alla radice della fede vivente della Chiesa, principalmente per mezzo del battesimo. Trova la sua espressione nella regola della fede battesimale, formulata nella predicazione, nella catechesi e nella preghiera della Chiesa. Simili formulazioni compaiono già negli scritti apostolici, come ad esempio questo saluto ripreso nella liturgia eucaristica: la grazia del Signore Gesù Cristo, l'amore di Dio e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Vedete, nel corso dei primi secoli della sua storia, la Chiesa ha cercato di formulare in maniera più esplicita la sua fede trinitaria, sia per approfondire la propria intelligenza della fede, sia per difenderla contro gli errori che la alteravano. Fu questa l'opera degli antichi concili, aiutati dalla ricerca teologica dei padri della Chiesa e sostenuti dal senso della fede del popolo cristiano. Per, diciamo, formulare, per presentare in maniera più chiara, diciamo, il dogma della Trinità, la Chiesa ha dovuto sviluppare un insieme di termini ricorrendo a nozioni di origine filosofica, per esempio sostanza, persona, relazione. Così facendo non ha posto la fede ad una non ha sottoposto la fede sotto non ha sottoposto la fede ad una sapienza umana, ma ha dato un significato nuovo a questi termini assunti ora a significare anche un mistero inesprimibile, infinitamente al di là di tutto ciò che possiamo concepire a misura di uomo. Ecco, vedete, sto presentandovi alcuni testi del Catechismo. Vedete, il Catechismo, parlando della Trinità, come dice, si tratta di un mistero inesprimibile che è infinitamente al di là di tutto ciò che possiamo concepire a misura di uomo. Vedete,
La Trinità supera infinitamente tutto ciò che possiamo comprendere o dire. Ricordiamocelo sempre bene questo, Dio è infinitamente super Dio. La Trinità è infinitamente super Trinità. Infinitamente. Una perfezione infinitamente al di là di quello che noi possiamo comprendere e dire. E vedete, tra le persone della Trinità, noi abbiamo la terza persona che è lo Spirito Santo. Dello Spirito Santo le letture di questi giorni parlano in maniera particolare. Avete sentito Gesù come dice qui: quando verrà lo Spirito della verità, vi guiderà tutta la verità. Ecco, vedete, dobbiamo renderci conto di una cosa. Notate bene, prima della sua Pasqua, Gesù annunzia l'invio di un altro paraclito, difensore. Ecco che cosa significa, secondo il Catechismo in particolare, il termine di paraclito, difensore. Lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è in tal modo rivelato come un'altra persona divina in rapporto a Gesù e al Padre. Quando noi diciamo persona, diamoci conto che è infinitamente super persona, Ecco, allora, i segreti di Dio nessuno li ha mai potuti conoscere se non lo Spirito di Dio, dice San Paolo. Ora il suo Spirito che lo rivela ci fa conoscere Cristo, suo Verbo, sua parola, vivente, ma non manifesta se stesso. Colui che ha parlato per mezzo dei profeti, lo Spirito Santo, come diciamo nel Credo, ci fa udire la parola del Padre. Lui però non lo sentiamo, non lo conosciamo che nel movimento in cui ci rivela il Verbo ci dispone ad accoglierlo nella fede. Lo Spirito di verità che ci svela Cristo non parla da sé. Un tale annientamento, tra virgolette annientamento, propriamente divino, spiega il motivo per cui il mondo non lo può ricevere, lo Spirito, perché non lo vede, non lo conosce. Mentre coloro che credono in Cristo lo conoscono perché dimora presso di loro. La Chiesa, comunione vivente nella fede degli Apostoli che essa trasmette, è il luogo della nostra conoscenza dello Spirito Santo. Quindi attraverso la Chiesa noi conosciamo lo Spirito Santo. Lo conosciamo nelle scritture che egli ha ispirato, nella tradizione di cui i padri della Chiesa sono i testimoni sempre attuali, nel magistero della Chiesa che gli assiste, nella liturgia sacramentale, attraverso le sue parole e i suoi simboli, in cui lo Spirito Santo ci mette in comunione con Cristo, nella preghiera, nei carismi e nei ministeri per mezzo dei quali si edifica la Chiesa, nei segni di vita apostolica e missionaria, nella testimonianza dei santi in cui egli manifesta la sua santità e continua l'opera della salvezza. Ecco, lo Spirito Santo presente da sempre, perché Dio opera dalla creazione, opera nella creazione. Lo Spirito Santo parla in particolare attraverso i profeti. Lo Spirito Santo dimora presso i discepoli ed è con loro per insegnare loro ogni cosa e guidarli alla verità tutta intera, proprio come ha detto oggi Gesù. E vedete che lo Spirito Santo vuole guidarci alla verità tutta intera, cioè a Cristo, e lo Spirito Santo ci guida nella
conversione. Lo Spirito Santo ci porta alla conversione. Vedete, dice il Catechismo, dice: ora l'appello di Cristo alla conversione continua a risuonare nella vita dei cristiani. Questa seconda conversione, c'è una seconda conversione a cui siamo chiamati, è un impegno continuo per tutta la Chiesa, che comprende nel suo seno i peccatori e che santa insieme è sempre bisognosa di purificazione, incessantemente si applica alla penitenza e al suo rinnovamento. Questo sforzo di conversione non è soltanto opera umana, sentite bene, è il dinamismo del cuore contrito, attirato e mosso dalla grazia, a rispondere all'amore misericordioso di Dio che ci ha amati per primo. Il cuore dell'uomo è pesante e inturito. Bisogna che Dio conceda all'uomo un cuore nuovo. La conversione è anzitutto un'opera della grazia di Dio che fa ritornare a Lui i nostri cuori. Facci ritornare a te, Signore, e noi ritorneremo. Dio ci dona la forza di ricominciare. Dio ci dona la forza di convertirci. È scoprendo la grandezza dell'amore di Dio che il nostro cuore viene scosso dall'orrore e dal peso del peccato e comincia a temere di offendere Dio con il peccato e di essere separato da Lui. Il cuore umano si converte guardando a colui che è stato trafitto dai nostri peccati. Perciò dobbiamo tenere fisso lo sguardo sul sangue di Cristo, sulla sua passione. Dobbiamo considerare quanto sia prezioso per Dio suo Padre. Infatti, sparso per la nostra salvezza, offrì al mondo intero la grazia della conversione. E adesso, vedete come dicevamo, dopo la Pasqua è lo Spirito che convince il mondo quanto al peccato, cioè al fatto che il mondo non ha creduto in colui che il Padre ha inviato, ma questo stesso Spirito che svela il peccato è il Consolatore che dona al cuore dell'uomo la grazia del pentimento e della conversione. Vedete? Dobbiamo invocare lo Spirito Santo continuamente, dobbiamo invocare poi tutta la Trinità, questa opera che diciamo è appropriata allo Spirito Santo della nostra proprio santificazione, è un'opera di tutta la Trinità. Dobbiamo pregare Dio, dobbiamo pregare intensamente la Trinità perché appunto questa luce di Dio ci faccia vedere in profondità il nostro peccato e ce lo faccia e ci faccia, con l'aiuto di Dio, liberare da esso. Vedete? Dobbiamo invocare continuamente Dio per vedere fino in fondo il nostro peccato. Non è una cosa impossibile, è una cosa possibile. Dio, infinitamente grande, onnipotente, ci vuole convertire, però noi dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere luce e questa luce deve entrare nelle profondità della nostra vita. Guardate, con il Signore non possiamo giocare a nascondino, perché voi sapete, no, che a volte gli uomini tra di loro si ingannano, dicono bugie. A volte dicono bugie appunto sapendo che nessuno li scopre, no? Però con Dio questo non si può fare, perché con Dio non possiamo giocare. Dio vede tutto, cari fratelli. Per questo la nostra conversione deve essere vera, perché, attenzione, la conversione vera appunto ci deve portare al giudizio e ci deve portare alla salvezza eterna. Se è una conversione falsa, perché noi vogliamo in certo modo ingannare noi stessi e gli altri, poi
poi i nodi vengono al pettine. Quindi, care sorelle, che stasera siete tutte donne, attenzione, quando vi confessate, confessatevi bene, dite tutto quello che dovete dire, confessatevi bene, perché a Dio niente è nascosto. E chiedete lo Spirito Santo per vedere bene tutto quello che c'è nella vostra vita, perché con Dio non possiamo giocare a nascondino. E quando andate dal confessore, cercate confessori competenti, bravi, non di manica larga. Vabbè, io vado da quel confessore, tanto fa passare tutto, io continuo a peccare, va bene, mi assolve. No, attenzione, perché il confessore non è Dio, attenti, sappiatelo bene. Il confessore deve portarvi sulla via della salvezza di Dio. Perché se vi assolve il confessore, ma Dio non assolve, voi state appunto punto a capo. Per questo vi dico, non ci illudiamo, ma io vado a quello che mi assolve, ma più... No, tu vai da quello lì e vi aiutate l'uno e l'altro ad andare all'inferno. Attenti, attenzione, perché, ripeto, tante volte questo succede, no? La persona dice, vabbè, ma tanto io continuo a fare, ma è impossibile cambiare la vita, ma vado da quello. Magari adesso pare magari che la situazione è migliore, pare che vogliono fare sconti sui peccati, prima erano 10, mo sono 9, mo dove l'anno prossimo hanno 7, magari aspetto l'anno prossimo per convertirmi che così due peccati me li abbonano. Ma stiamo a scherzare. Quando andiamo, c'era un sacerdote che diceva una volta, disse una volta a una persona, ma tu quando vieni a confessarti mica vai al mercato, mica vai a fare, mica vai a cercare gli sconti, Attenzione, preparatevi bene quando vi confessate, fate bene l'esame di coscienza, andate in profondità, cercatevi confessori competenti, bravi, non quelli con la manica larga, lo dico, neanche quelli che sono super rigidi, ovviamente, quelli che dicono le cose giuste secondo la sana dottrina, perché, attenzione bene, ripeto, alla fine di tutto il giudizio sarà di Dio, non del confessore. Quando morite vi trovate al giudizio di Dio, non del confessore. Quindi dovete pregare tanto lo Spirito Santo, approfondirvi nella conoscenza della buona dottrina e andare da confessori che dicono la buona dottrina per la vostra salvezza eterna. Attenzione, care sorelle, per questo appunto chiediamo sempre la luce dello Spirito Santo, impegniamoci a vivere secondo il Vangelo, perché lo Spirito Santo viva pienamente in noi e ci guidi sulla via che conduce al cielo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.